Poi abbiamo la nostra legge, eh?
per telefono. È solo tutto.
Grazie.
Anche di avere delle presenze a livello mondiale. Volevo ringraziare anche gli sponsor che hanno permesso questa manifestazione all'interno di Food, che ci hanno supportato in questi mesi di lavoro: il quotidiano Il Dispari di Gaetano Di Meglio, l'emittente televisiva di Telerischia di Enrico Buono, Centro Elaborazione Dati Contabili Serada di Salvatore, e il MUDO, ovviamente, Museo delle Culture di Milano. Intanto volevo ringraziare tutti, personalmente il mio presidente, Bruno Mancini, e fianco a me adesso vi presento
una carissima amica, collega e veramente una persona splendida, Maria Luisa Neri. Passo la parola a Maria Luisa. Grazie a tutti, anche io sono felice di vedervi in sala e volevo presentare le persone che sono qui sul palco e partirei appunto dalla mia carissima collega Paola Occhi, la cantante, lei già si è presentata e si è definita appunto un'artista che io definisco di alto livello. Io sono Maria Luisa Neri, sono presidente dell'Associazione Arte del Suonare, che collabora con Dylan da diverso tempo. Mi sono cimentata anche nella scrittura, poi magari qualcosina leggerò anche di mio. Doveva esserci con noi Antonio Mencarini, ma ha avuto delle difficoltà, quindi purtroppo lo salutiamo soltanto, ma leggeremo qualcosa di lui anche. Il nostro presidente, carissimo Bruno Mancini, scrittore, e Dalla Bucalfa, la scrittrice algerina, Milena Petrarca, scrittrice. E invece tra il pubblico nominiamo senz'altro degli artisti che fanno parte dell'antologia delle note valide che presentiamo in anteprima quest'oggi. E abbiamo Patrizia Canola, la pittrice, che ha una sua immagine proprio nella copertina dell'antologia. E Lorenzo Milani, fotografo, Domenico Umbro, musicista e clarinettista, Alberto Piratini, ancora un socio fondatore dell'associazione Dina, Angela Maria Di Beri, scrittrice, Assunta Agneo, scrittrice, Stefano Degli Abbati, anche lui uno scrittore, in rappresentanza della casa editrice Il Sestante di Maria Pia Cianghi, e Gino Di Pietro, un operatore culturale egiziano, e Ugo De Angelis, uno scrittore. E quindi a questo punto direi di aprire i lavori passando la parola al nostro Bruno Mancini che illustrerà appunto le attività dell'Associazione Dina. Buongiorno, buongiorno a tutti voi, buongiorno e grazie per essere presenti a questo evento che è stato voluto e realizzato dall'Associazione Culturale Paesi d'Arte Dina. L'associazione è stata costituita esattamente 3 anni fa, proprio domani, stanno con 3 anni, e per realizzare una figura giuridica in grado di poter continuare i nostri progetti, i progetti che Roberto Panizia e io in qualche modo stiamo portando avanti da 10 anni, anche come rappresentanza a livello istituzionale. In questi 10 anni abbiamo realizzato un bel po' di cose, abbiamo realizzato circa 12 antologie, abbiamo presentato 3 volte i nostri libri qui al Book City, alcune centinaia di autori, molte centinaia di autori, artisti di ogni tipo sono intervenuti nelle nostre attività e quindi abbiamo deciso di continuare su questa strada. L'abbiamo fatto tutto senza neanche un soldo, una lira, nulla di contributo pubblico. E tanto meno abbiamo chiesto mai qualche tassa di iscrizione o qualsiasi tipo di intervento economico per poter gestire l'associazione. Come l'abbiamo fatto questo? L'abbiamo fatto perché abbiamo inventato qualcosa che in Italia non era mai stato fatto prima, la pubblicità all'interno dei volumi di antologie. Cioè, noi siamo i primi in Italia, probabilmente anche in molte altre parti del mondo, dove i nostri libri, le nostre antologie all'interno contengono delle pubblicità. Il che significa che le aziende ottengono un beneficio di gran lunga superiore a quello che normalmente si può immaginare con delle brochure, con dei telegrammi, delle cose del tipo. Mentre noi siamo riusciti a stampare qualcosa come 20.000 copie dei nostri volumi.
Se pensate che 400 copie di un volume antologico, poetico, in qualche modo diventa un best seller, abbiamo già dato un po' di indicazioni. Come questi 20.000 volumi appunto sono stati messi a disposizione gratuita di circa 8 milioni di utenti l'anno. Li abbiamo distribuiti su tutte le navi della flotta Lau in navigazione del Mediterraneo per ogni anno. Quindi c'è stata una capillarità, una distribuzione, anche quello che ovviamente sono stati gli interventi che hanno fatto gli autori, sia a livello web, sia a livello personale, di promozione di queste antologie, anche proprio per la sponsorizzazione che noi in qualche modo siamo riusciti ad ottenere. E continueremo su questa falsa linea, perché in effetti i risultati ci stanno dando ragione. Certamente è stata un'idea ardita, perché accostare pubblicità è arte, però essere arditi non è un anno, probabilmente. E qui a Milano è la giusta piazza per poter promuovere questo tipo di attività, perché è una piazza dove esiste forte il senso del commercio, dell'imprenditoria e anche però dell'arte. E quindi siamo qui proprio per questo. Io comunque siamo qui per salutarvi e per farvi capire un po' quelli che sono i nostri progetti e i nostri autori e professionisti. Grazie. Io continuerei quindi a citare i vari premi che l'Associazione Lira ha promosso in questi periodi, di cui parlava Bruno Mancini. E intanto il premio importante che noi ogni anno affidiamo, insomma, è il premio 8 milioni. E quest'anno è stato articolato in 4 sezioni. E quindi oggi comunichiamo le relative classifiche finali. La prima sezione è un premio musicale. Il terzo posto è stato assegnato alla cantante ucraina Valentina Galish con la canzone Caffè Sera. Il secondo posto è stato assegnato al cantautore siciliano Enzo Salvia con la canzone L'amore verrà. Mentre vince il premio musicale il cantante lettone Avis Sedlis con la canzone Inno. E un'altra sezione è il premio giornalismo. Vince il premio giornalismo l'articolo della Lettone Lidia Sara Larisca, che salutiamo e facciamo un applauso. Allora, il terzo premio Arti Grafiche è stato assegnato al quinto posto, è assegnato al pittore venezuelano Miguel Pinero, opera codice numero 05. Il quarto posto è stato assegnato al pittore lettone Einars Repse, opera codice numero 17. Il terzo posto è assegnato al pittore ucraino Sergei Kirichenko. Opera codice numero 08. Il secondo posto è segnato alla pittrice lettone Liga Sara opera codice numero 07. Vince il premio Arti Grafiche la pittrice italiana Milena Petrarca. Anche c'è stato l'insediamento dell'Ansaldo e mio zio Panetti Petrarca, che abbiamo sono stati fondatori, ideatori anche di questo Ansaldo, quindi per me è una produzione grande. Non l'ho saputo, ho ringraziato molto come da Roma, anche ringraziato i tanti mail, ho ringraziato il nostro amico e ideatore di questo evento, una grande persona, un senatore.
dopo ci darà l'inversione di quello che sono le due opere, va bene? Noi facciamo scattare. Vi ringrazio, un prego bellissimo, una manifestazione stupenda, io sono felicissima. Brava. Dunque, la quarta sezione del premio di poesia e la sesta edizione del premio internazionale di poesia, oltre a designare la poesia vincitrice in assoluto, assegna altri tre premi, ed esattamente il premio Web, il premio Giulia Panizza e il premio Testata Giornalistica in Istari. E leggiamo i vincitori di queste tre sezioni. Allora, per quanto riguarda il premio Web, il quinto posto è assegnato alla poesia Prego Maria, della poetessa italiana Francesca Muzio. Il quarto posto è assegnato alla poesia No, non felici, della poetessa lettore Mica Sara D'Arpesca. Il terzo posto è assegnato alla poesia Nello spiraglio di luce, del poeta italiano Franco Maccioni. Il secondo posto è assegnato alla poesia Cancellani, della poetessa italiana Angela Maria Liberi. Vince il premio Web la poesia Amicizia, della poetessa italiana Angela Maria Di Bello. Dopo ce la vuoi spiegare? Ce la vuoi leggere? Adesso? Se vuoi, anche adesso. Grazie. Prometto che questa qui sta anche in Brasile, tradotta in portoghese. Amicizia è il vero dono della vita, non conosce barriere, etichette che distinguono il sesso, ha solo il rispetto delle anime che comunicano tra loro, come i fiumi e i mari della terra. Amicizia è il dono più prezioso, che rende immortale l'uomo da generazione a generazione, attraverso